Oltre 1.500 persone hanno partecipato alla terza edizione della Camminata Rosa, un altro successo targato Amdos e Amos Irpini per la gioia del dottor Iannace, da sempre punto di riferimento innanzitutto umano per le donne. Le sue pazienti, che da 3 anni sono diventate il simbolo della lotta e della speranza. È stato bellissimo vedere un fiume rosa che è partito da Viale San Modestino a Mercogliano e giunto fino al Duomo di Avellino. Un tragitto abbastanza lungo che ieri a tratti è stato difficile a causa della pioggia, ma il maltempo non è riuscito a fermare la camminata, che si è svolta comunque secondo il programma stabilito. Lungo il percorso sono state effettuate 2 tappe, la prima presso il centro per l'autismo, dove è stato piantato un albero di melograno, una pianta che simboleggia la vita. Una tappa dall'elevato valore simbolico. Il centro AIPA di Valle, la struttura destinata all'assistenza e cura dei ragazzi affetti da autismo, da anni in attesa di essere aperta. La tappa ha voluto simboleggiare la vita, ma è stata anche un monito rispetto alla necessità di sbloccare definitivamente il cantiere, completare la struttura che per i ragazzi autistici e i loro genitori rappresenta il futuro. Questo centro è il futuro per l'autismo in Irpinia e credo anche in tutta la nostra regione. Allora, poiché è praticamente completo, io prego che si superino oramai queste difficoltà che stanno stagnando da anni. Questo centro si deve aprire, è urgente, serve anche dal punto di vista economico, creerebbe risparmio, creerebbe lavoro per i giovani e soprattutto darebbe finalmente l'occasione di una vita degna ai nostri ragazzi. Tra le erbacce di questo cantiere è stato appena piantato un albero, speriamo che cresca con il centro, con i ragazzi del centro. Sì, abbiamo scelto un melograno perché è un simbolo di fortuna, è un simbolo di ricchezza e noi speriamo che qui ci sia tutta la ricchezza della cultura per poter aiutare i nostri figli. Sindaco, lei a queste famiglie a distanza di tanti anni cosa si sente di dire, visto che è una battaglia che va avanti da tempo? Mi sento di dire che io posso chiedere scusa perché oggi tocca a me, ripeto, è una questione che io ho ereditato per i ritardi che si sono accumulati nel tempo. Noi siamo il paese della burocrazia, siamo il paese dei TAR, siamo il paese dei ricorsi. Io spero di dare la parola fine a questa cosa, è un messaggio, chiedo scusa, ma è un messaggio di speranza. Sono convinto che la parola fine la potremo mettere in un tempo ragionevole. La vita simboleggiata dal melograno piantato all'ingresso del cantiere del centro AIPA ha rappresentato un momento importante dal forte significato, come hanno sottolineato anche il presidente del CONI Giuseppe Saviano e il sindaco di Mercogliano Massimiliano Carullo. Un grande onore, una tradizione consolidata, soprattutto un gran bagno di folla che dà dei messaggi importanti, come ci troviamo adesso nel centro turistico praticamente di Valle. Molto importante, ci tenevo a dire che la nostra amministrazione, anziché le chiacchiere della politica, ha fatto fatti concreti, perché noi abbiamo dato una struttura ai bambini autistici dove hanno realizzato per tutto l'anno l'ortoterapia. Vi invito a venirla a visitare. Poi siamo un'amministrazione che comunica poco, ma che fa tanto. È un momento importante e serve da stimolo anche affinché questa struttura di Valle possa finalmente riaprire e finire i viaggi della speranza per bambini e giovani meno fortunati. No, noi in pratica siamo stati anche protagonisti al battesimo di questa camminata rosa. Credo che sia il miglior modo per rispondere attraverso lo sport, attraverso una pratica corretta. Questa sinergia con l'AIPA è fondamentale, perché io ritengo che la vertenza dell'AIPA sia la vertenza delle vertenze, nel senso che sono tenaci nel portare avanti i loro obiettivi e speriamo che finalmente questo bel centro si apra. La camminata rosa 3 anni fa è nata per volere di quelle donne che hanno conosciuto il tumore, chi personalmente, chi invece attraverso i propri cari, donne che si sono unite per farsi forza l'una con l'altra e che in questi anni sono state capaci di trasmettere messaggi forti come prevenzione, speranza, ricerca ed hanno avuto il grandissimo merito di coinvolgere tutti, istituzioni comprese, come hanno dimostrato i tanti sindaci presenti alla camminata. Donne in marcia per la speranza, donne in marcia per la vita. Credo che sia un'iniziativa bellissima, coinvolgente. Il fatto che poi ci siano tanti giovani e tante giovani donne mi sembra ancora più importante. Si vede che la salute è un bene che
e dobbiamo difendere, ci appartiene e quindi crea grande coesione. Circa 2500 presenze, forse anche qualcosina in più, sicuramente un risultato soddisfacente, ma questo testimonia anche che le persone che sono qui hanno avuto a che fare con problemi grossi, con problemi seri, problemi purtroppo in aumento, di cui l'appello alla prevenzione. Io credo che oggi la prevenzione sia una cosa importantissima e sui nostri territori ci dobbiamo porre il problema. Io mi lo sto ponendo per quel che riguarda il mio territorio, su 10 persone che muoiono, 8 muoiono di tumore. Quindi abbiamo il dovere di impegnare il massimo delle risorse possibili nella prevenzione. Io, come Comune di Aiello, tutta l'amministrazione è molto sensibile a queste tipologie di problemi e quindi come tale, anche perché purtroppo pure nel nostro paese ci sono diversi casi, diverse donne che hanno avuto queste difficoltà e quindi noi vogliamo manifestare pure con questa nostra presenza, la nostra vicinanza, la nostra solidarietà. E quindi vogliamo pure noi sostenere questo progetto di estendere questi screening sostanzialmente in modo gratuito e in modo diffuso. È bellissimo, è una giornata di grande gioia, di festa, di felicità per la vita e il coraggio, la forza, la determinazione che queste donne ci dimostrano ogni giorno è una lezione di vita per noi, innanzitutto per noi uomini che dobbiamo imparare tanto dalle donne. Sono delle grandissime donne e non può non esserci il sostegno mio personale di uomo, ma di primo cittadino a questa iniziativa che serve a sensibilizzare il mondo femminile sulla necessità della prevenzione e sulla necessità delle cure più opportune in questi casi. Stamattina anche il Comune di Serino è presente in questa terza camminata rosa, anche per lanciare forse il messaggio della prevenzione per queste malattie che colpiscono le donne, quindi non potevamo mancare, era un dovere essere presenti soprattutto per lanciare un messaggio forte che va all'Irpinia, ma in questo momento va credo a tutta la regione per questa terza camminata rosa. La camminata rosa è stata una festa, un inno alla vita. Durante il percorso i presenti hanno sempre sorriso, anche grazie alla tarantella di Montemarano. Magliette, polsini, palloncini, cappellini e sacche, tutto rigorosamente rosa, il colore del quale si è tinto l'intero tragitto della camminata, che anche quest'anno, per la gioia del dottore Iannace, ha centrato l'obiettivo. È stata una fatica, ce la siamo fatta e tutto il tempo ci ha dato una grossa mano. È veramente spettacolare perché si permette la pioggia. Noi abbiamo deciso lo stesso di andare e ci siamo riusciti a fare una bellissima manifestazione. Vogliamo ricordare il significato di questa importante giornata? Per noi vuol dire tutto, vuol dire prevenzione, vuol dire partecipazione e coinvolgimento. E tutto è un momento in cui il nostro sistema sanitario, dobbiamo ringraziare i vertici dell'azienda sanitaria e anche dell'azienda ospedaliera che sono venuti e hanno partecipato con noi, perché è veramente particolarmente importante per noi, un momento di unione e che il terzo settore, il volontariato, abbia un riconoscimento. La terza edizione della Camminata Rosa ha avuto come madrina la soprano di Solofra, Carmen Giannattasio, che accanto al sindaco del suo paese ha voluto prendere parte all'iniziativa per far sentire la sua voce. Bisogna lottare ed essere tutti uniti perché la forza, l'unione fa la forza. E anche se sono distrutta perché sono arrivata ieri sera da Mosca, ma ho voluto a tutti i costi essere qui perché io so che se grido, grido forte. Sotto la pioggia battente nessuno si è fermato, perché non può essere la pioggia a fermare donne che fino a questo momento hanno superato delle vere e proprie tempeste che hanno rischiato di spazzare via tutto. Al fianco di queste donne si sono schierate anche le consigliere e gli assessori del Comune di Avellino e la consigliera regionale di parità Mimma Lomazzo. La presenza così numerosa di tante donne, di tanti uomini, di tante istituzioni, di tanti amministratori, penso che sia la risposta giusta per sostenere una causa così alta, così nobile come quella della prevenzione delle malattie femminili. Poi io ritengo che quando le campagne di sensibilizzazione vengano organizzate da professionisti così autorevoli come il dottor Iannace
che quotidianamente si confronta con i problemi non solo delle donne, con i problemi di una comunità intera, possano rappresentare per la nostra città un cambiamento non solo dello stile di vita, ma un cambiamento, diciamo, generale. È il mio augurio che questa manifestazione di oggi possa rappresentare, oltre alla valenza, diciamo, ludica, anche la possibilità di mettere insieme dei progetti di ricerca per poi trovare quella che è l'appropriatezza terapeutica. Oggi ancora una volta abbiamo dimostrato come donne irpine di avere una marcia in più. Forse è nelle donne la speranza di questa terra. Siamo partite da Mercogliano, abbiamo partecipato anche lì alla piantumazione di un tiglio e non ci fermiamo, neanche la pioggia ci ferma, e quello che è estremamente commovente è vedere come anche donne colpite da malattie gravi dimostrino una voglia di combattere che ci carica, perché rispetto a queste cose tutti gli altri problemi, quelli politici, amministrativi, passano sicuramente in secondo piano. Sono convinta che questo è un segnale. Possiamo riscattare la nostra terra, tutta l'Irpinia, perché c'erano sindaci che sono venuti da tutta l'Irpinia, ma io dico tutta la Campania, perché c'erano rappresentanti anche di Salerno, di Napoli, rappresentanti istituzionali, medici. Voglio ringraziare il vice sindaco, l'ha già fatto, ma voglio ringraziare le forze dell'ordine che hanno mantenuto veramente un cordone intorno a questo corteo e ci hanno consentito di fermarci al centro AIPA, dove pure c'è stata una manifestazione. E anche qui voglio rinnovare l'appello a tutti quelli che possono veramente spendere una parola perché quel centro si apra nel breve. Vorrei che ci fosse almeno questo segno della del nostro passaggio come amministratore in questa città. Da operatrice sanitaria, prima che da consigliere comunale, ritengo che bisogna tenere sempre molto alta l'attenzione su queste problematiche. Noi viviamo un'emergenza in Regione Campania enorme, questi cortei aiutano anche a vedere quante donne e quante persone guariscono, bisogna porre l'attenzione anche su questo, quindi non concentrarci solo sulla malattia, ma anche come si guarisce dalla malattia e i passi avanti che si fanno. Per quanto riguarda questa iniziativa, è un'iniziativa che in realtà di anno in anno si ingigantisce, purtroppo sia per l'aumento dei casi, ma anche per la maggiore attenzione da parte delle persone. Vorrei fare un appello alla città di Avellino, poi da amministratrice, che vedo una città che guarda molto. Noi abbiamo attraversato tutto il corso di Avellino, molti avellinesi che osservano si possono anche aggiungere a questo cordone di solidarietà. Su iniziativa del consigliere comunale di Avellino Franco Russo, in Piazza Libertà è stato piantato un corbezzolo. Questo momento ha rappresentato la seconda tappa della Camminata Rosa. Grande giornata, il cielo è un po' triste perché probabilmente ricorda di quelle che non ci sono più, ma è una grande giornata perché è un fiume rosa, sono migliaia di persone, è un grande piacere per noi come amministrazione e cittadini, abbiamo cercato di dare il nostro contributo, vedrai Piazza Libertà che cosa ci sarà. Infatti per la sua iniziativa verrà piantato un corbezzolo, simboleggia qualcosa in particolare questa pianta? Sì, simboleggia l'Italia perché ha tre colori, bianco dei fiori, il rosso dei frutti che sono rossi e il verde perché è un albero sempre verde, un po' le donne ma un po' tutti noi d'Italia. Per voi donne cosa significa quest'albero in Piazza Libertà? Quest'albero per noi donne è molto importante perché sta a significare che l'amministrazione comunale è con noi, per noi e tra di noi, e lo abbiamo visto in questo momento. Quest'albero poi ha un significato particolare, il corbezzolo anche quando arriva un incendio riproduce sempre i suoi polloni, quindi è sempre una nuova vita. Anche lei ha appena contribuito in compagnia del dottore Iannace a piantare l'albero in Piazza Libertà, un forte messaggio di speranza. Quindi io in qualità di direttore generale dell'ASL, ma di tutto in qualità di donna, sono felicissima di essere oggi qua in questa giornata della passeggiata rosa e sono emozionata perché veramente è un progetto grandissimo e dobbiamo dare molta forza alla prevenzione. La prevenzione era la prima cosa fondamentale per darci aiuto, in qualità di donna è un elemento fondamentale.
Le donne di Amdos e Amos Irpini si sono mosse dall'intera provincia, ma non solo, tutte unite da un unico sentimento, quello della solidarietà. Siamo più che soddisfatte di queste presenze oggi. Significa che la nostra voce comincia a farsi sentire. Io approfitto di questa tua disponibilità per richiamare di nuovo la nuova direttrice generale dell'ASL ad impegnarsi sulla campagna di prevenzione del carcinoma mammario, in particolare di attivare il mammografo e i mammografi laddove sono presenti a disposizione di tutte le donne per gli screening. C'è una sensibilità rinnovata rispetto al problema anche grazie al nostro impegno, al lavoro di tante donne, di tante volontarie, di tante associazioni di tutta l'Irpinia. Dall'Alta Irpinia, nello specifico da Sant'Angelo dei Lombardi, perché a questa terza camminata rosa? Perché è una cosa molto bella, per dare sostegno al dottore Iannace, perché è molto disponibile con la sua forza di volontà di fare, di aiutare le persone. E per dire alle persone che è una cosa che tutti dovrebbero partecipare, perché la salute è la prima cosa, la cosa più importante. Chi è qui stamattina è perché purtroppo ha vissuto in prima persona, a causa di familiari, di questi problemi, ma è anche la dimostrazione che chi combatte oggi può farcela. Sì, è la dimostrazione che chi ha avuto dei problemi, ma chi fortunatamente, diciamo tra virgolette, non ne ha avuti, speriamo di non averne mai, perché con la ricerca contro il tumore, con la prevenzione, con tutte queste manifestazioni che si fanno, uno cerca di prevenire e quindi non arrivare poi all'intervento e a tutte le cose brutte che ci sono. Quanto è importante la prevenzione? Tantissimo. Okay. Oltre 1500 persone da Mercogliano al Duomo di Avellino per dire io ho vinto e quindi regalare una speranza a chi invece in questo momento soffre. Il male va combattuto e sconfitto, per poi dedicargli addirittura una poesia, come ha fatto questa donna. Quando bussò alla porta era già entrato il nemico, silenzioso e invisibile, vile. Tra le pieghe microscopiche della vita, irruppe, denudandola dei suoi profumi, ne fece un deserto, ma il vento non si spaventò, cesellò la rosa, quella del coraggio, e fu compagno lungo la strada. Struggling to make things right, that's how a superhero